Il pubblico più vecchio potrebbe ricordare una top di anni fa su questo argomento. Beh, se la cercate, non la troverete, perché è stata la quasi causa della chiusura di questo canale a un certo punto. Quindi ci riprovo. Mi sembra sensato. Magari con meno tette e budella a vista, ma lo stesso un sacco di perversione. Soprattutto la numero uno. Benvenuti per una toppettina sulle peggiori cose mai fatte dai protagonisti anime. Ci vado piano. Oggi una 5 più 1 special di posizioni. Poi se il video resta in vita per magari più di un mese, forse faccio il seguito. Lasciatemi un seguito su Instagram, attivate la campanellozza degli avvisi per rimanere avvisati nei prossimi video e andiamo alla numero 5 con, direi, Accelerator e la sua breve serie di uccisioni in A Certain Magical Index. L'esper che per aumentare i suoi poteri e dimostrare di essere proprio un bravo ragazzo deve ammazzare 20.000 ragazze, 20.000 copie della stessa ragazza, e lo fa senza neanche lamentarsi troppo. Arrivata alla 10.000esima Misaka, anzi, ci prende quasi gusto e gli parte il grillettino facilissimo, e prima di diventare quello che a tutti gli effetti un antieroe, sforacchia bimbe come se non ci fosse un domani, divertendosi nel farlo, tra l'altro ammazzando anche la copia fan favorite di Misaka là fuori, la 10.031 and counting. Benché diventi poi uno dei protagonisti antieroici appunto dell'anime, diciamo che uccidere 10.000 minorenni col cecchino non è una bella cosa, non è nella top le migliori cose fatte dai protagonisti anime, no, è un po' il contrario. E alla numero 4, Itachi fa piazza pulita in Naruto. Non importa se poi si scopre perché lo fa, e il fatto che ha protetto gli interessi di Sasuke fin dall'inizio, del villaggio della foglia, da un colpo di stato. Ha comunque assassinato a sangue freddo ogni singolo elemento del suo clan. Uomini, vecchi, infermi, donne, bambini, belli, brutti, alti, bassi, buoni, cattivi, insomma tutti. Chiunque facesse Uchiha di cognome lo ha Uchiha senza pensarci mezzo secondo, in nome di una legge superiore. Si può essere d'accordo, ma è comunque una cosa che soltanto dei pazzi di culo bastanti fanno. E la numero 3, Lelouch e il Black Humor in Code Geass. Lelouch che un giorno chiacchiera amabilmente con la sua tecnicamente cuginetta simil sorellastra, che si vorrebbe comunque porta a letto in entrambi i casi. Sì, è un rapporto di coppia un po' complesso tra i due, che si risolve però in allegria quando quello fa una battuta sull'ammazzare tutti quanti i giapponesi e Eufemia la prende sul serio, perché nel mentre Lelouch non si è accorto che gli è anche sfuggito di mano il potere del Geass, e Eufemia controllata dal Geass fa tipo: sì, è vero, che bella idea sbudellare tipo tutti i giapponesi si ammitragliate durante la cerimonia indetta di fronte a tutti i giapponesi per far la pace con l'impero giapponese. Sei proprio un birbante, Lelouch, e decide quindi di ammazzare tutti i giapponesi, con Lelouch che si esibisce poi in uno dei più grandi oddio cazzo ho fatto, e alla fine è costretto a massacrarla al posto che bombarla. Lelouch, why? Farewell, Yuffie. E alla numero 2, Haruto fa cose che non posso scrivere qui. In Valve Rave The Liberator, un anime che forse non conoscete e forse avreste voluto non conoscere, perché la trama è esattamente quello che ti aspetteresti da un anime su un ragazzino delle superiori che scopre che nella sua scuola costruiscono robottoni per combattere guerre intergalattiche contro degli pseudo space comunisti che stanno cercando di rubare suddetto robottone. Lui ci salta dentro per salvare la sua nazione, ma il robottone, tra le altre cose, gli dà anche dei superpoteri mezzi mutanti che lo rendono immortale, e anche un vampiro che non riesce a controllare i suoi impulsi, e insomma, in tutto questo una certa violenta la sua migliore amica, che però a metà violenza lo accetta, e quindi direi che passiamo alla numero 1. Moroinanda. Guts, troppo preso, impala il minorenne sbagliato in Berserk. Perché c'è anche il minorenne giusto da impalare, no? Giustamente. Ammazzati 30, giustamente ammazziamone 31 nel castello di Julius, il barone che ha attentato la vita di Griffith. E che quindi Griffith chiede a Guts di fargli il piacere di ammazzargli. Tanto cosa può andare storto? O Guts ci riesce senza farsi notare a coppa Julius, o si fa scoprire nel mentre ci prova e ammazza tutto il castello per non lasciare testimoni. Comunque sia, va tutto secondo i piani. Guts si diverte nel suo hobby di aprire in due le persone. E via, tanti saluti, ma nel farlo un po' troppo con la spadata facile, dopo aver massacrato tutti quelli che doveva massacrare, massacra anche Adonis, il figlio gravemente minorenne e gravemente innocente di Julius, aprendogli una galleria nella pancia, per poi chiedergli scusa, tra l'altro. Scuse accettate, cazzo. E alla P1 special, Shinji va a trovare Asuka in ospedale, in End of Evangelion. E che c'è di male? Anzi, cosa gentile, no? Ma sì! Shinji è giù di morale, i suoi amici muoiono, sono già tutti morti, Asuka è in coma anche lei in ospedale, allora guardatelo cosa fa. La va a trovare per parlarle nel coma, nella speranza che si riprenda, prega, le parla, le sussurra parole dolci all'orecchio, no? Che cosa fa una persona in questi casi? La smuove, ma Asuka non si sveglia, allora, raga, lo sapete, c'è soltanto un modo per svegliare una persona in
coma e allo stesso tempo farsi anche demonetizzare un video su YouTube se non censuri bene la scena. Chiaramente masturbarsi violentemente sul corpo in coma della suddetta ragazza. Ed è così che inizi un film che poi in realtà è un capolavoro. Se non fosse che idea che hanno un po' male, no, per certi io, Dio santo, quella scena è grave, è sotto molti punti di vista. Ora chi ti vuole vedere, no, i significati sotto, capisco, voi potreste anche dirmi no Mary, ma perché Shinji è il suo impulso che fa parte della storia, il suo sì, comunque vabbè,